Cristiano Giuntoli è stato abbastanza chiaro, bisogna rimettere a posto i conti della Juventus, che non sono, come sapete, felicissimi. Non è una situazione perfetta economicamente parlando, e quindi bisogna mettere a posto tutto da un punto di vista economico. Il primo obiettivo chiaramente è quello di abbassare il monte ingaggi e di abbassare anche l'età media, ed è per questo che è stato comunicato a Leonardo Bonucci, dopo tanti anni di Juventus, di dover comunque cercare una squadra per poter in qualche modo andare incontro a questo tipo di esigenza, cioè abbassare monte ingaggi e abbassare l'età media. E quindi Bonucci, a fronte di quella che è una sua iniziale, un suo iniziale freno, quindi non voglio lasciare Torino, voglio provare a convincere Allegri, è chiaro che è messo un po' alle strette, non ha molta possibilità di convincere nessuno, e quindi si deve cercare già di fatto un sostituto. Andiamo a capire quale sarà l'evoluzione della situazione, andiamo a cercare di capire un po' quale sarà il nuovo difensore della Juventus che potrà sostituire Leonardo Bonucci nella prossima stagione. Io come sempre vi ricordo qui su FCM News Sport, sarete sempre costantemente aggiornati sulle vicende della vecchia signora, quindi se vi va in maniera tutto gratuita, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella delle notifiche. E allora, alla continuasse è chiaro che ci sono un po' di situazioni da mettere a posto, perché Bonucci ha scoperto di non essere più nei piani della Juventus. Un Giuntoli che, assolutamente d'accordo con Allegri, ha deciso di comunicare proprio allo stesso difensore bianconero della nazionale di non dover più continuare insieme, cioè nel senso, la Juventus ha capito che tra i vari piani di ristrutturazione Juve c'è anche questo, cioè dover sacrificare un difensore che costa tanto e che evidentemente deve essere anche messo da parte, non solo per una questione legata a un aspetto economico, ma anche a un aspetto di ringiovanimento e di personalità. Devono emergere altre personalità all'interno dello spogliatoio, e la sua è troppo ingombrante in questo momento, e quindi non partirà con gli altri esuberi in America. La Juventus ha deciso di metterlo da parte e continuerà a allenarsi a Torino, cercando di essere in qualche modo collocato da qualche parte. La Juventus sta quindi pensando a un altro giocatore per poterlo sostituire, un giocatore che prima dell'arrivo di Giuntoli poteva essere considerato anche lui una sorta di esubero, o comunque un giocatore sacrificabile di fronte a determinate cifre. Addirittura si parlava di lui come merce di scambio per andare a cercare altri tipi di giocatori. Quando è arrivato Giuntoli, invece, Giuntoli ha parlato a tu per tu con Allegri e ha detto: signori, questo è un ragazzo che ci può servire come il pane, e soprattutto può essere molto utile in campo, ma anche fuori dal campo. E ora vi spieghiamo perché. Perché Giuntoli ha puntato i piedi fortemente per trattenere la Juventus con i De Winter, classe 2002, che ha più volte nominato nella conferenza stampa di presentazione e di qualche giorno fa, proprio perché lui crede fortemente in questo ragazzo. Giovanissimo centrale difensivo che ha giocato anche come terzino e che è cresciuto nel settore giovanile belga, poi si è trasferito nel 2018 alla Juventus e da lì non ha più lasciato la Juventus a titolo definitivo. Lo scorso anno è stato in prestito all'Empoli, diciamo trasferimento in prestito che gli è servito per formarsi e per fare un po' di gavetta fondamentalmente. Lui tra l'altro è diventato il primo giocatore belga, chissà che non arriva neanche un secondo, ossia Romelu Lukaku alla Juventus. Attenzione, perché lui nella stagione 2021 è stato aggregato all'Under 23 e nel 2021 ha giocato anche in Champions League contro il Chelsea in quel famoso 0-4 allo Stamford Bridge, che di fatto ha un po' umiliato la Juventus, quindi non è stato esattamente un ottimo esordio. Appena diciottenne tra l'altro ha giocato anche col Malmo in quella famosa vittoria di gol di Ken 1-0 all'Allianz Stadium, e ha esordito a 18 anni alla Juventus. Poi cosa succede? Succede che nel 2022, il 10 luglio 2022, firma il suo rinnovo con la Juventus, quindi la Juventus punta fortemente su di lui, ma contemporaneamente va a fare gavetta all'Empoli, quindi nell'agosto del 2022 va ad Empoli, dove si forma con Zanetti, riesce a fare tante partite, viene utilizzato sia come terzino a destra sia come centrale difensivo, gli serve fondamentalmente per fare esperienza, per mettere diciamo minutaggio nelle gambe. E lui, insieme ad altri giocatori, ma soprattutto in lui viene visto un giocatore importante, andrà a fare la tournée americana con Allegri. E lui farà di tutto per poter cercare in qualche modo di convincere l'allenatore. Fermo restando che su di lui ci sono vari club. Il Ligue 1 per esempio è molto apprezzato da Lille. In Bundesliga ci sono addirittura 3 club che sono interessati a lui. Perché c'è il Leverkusen, c'è il Borussia Mönchengladbach, addirittura la Premier League con l'Everton che si è mosso prima di tutti per chiedere informazioni su di lui.
Però ci sono due volontà forti che in questo momento lo trattengono a Torino. Non tanto quella di Allegri, quanto soprattutto quella di Giuntoli, che vede in lui un potenziale grande giocatore, non diciamo altri termini, ma grande giocatore. In un periodo storico in cui la Juventus non ha grandi difensori e soprattutto in Europa non ci sono così tanti difensori di altissimo livello che spostano gli equilibri, ecco. Quindi la volontà di Giuntoli, ma anche la volontà del ragazzo. Perché lui, che ormai dal 2018 alla Juventus, punta fortemente a rimanere alla Juventus. Lui alla Juventus ci è cresciuto e si vuole imporre. Molto spesso mi capita di raccontare quel famoso, non tanto aneddoto, ma quel periodo in cui la Juventus cercava di costruire la nuova difesa, con l'arrivo di De Ligt, con l'arrivo di Romero, di Demiral, con i giovani come De Winter e Dragusin, che stavano salendo e a poco stavano cercando di confermarsi. C'è stato un periodo in cui la Juventus doveva scegliere tra Dragusin e De Winter, e sembrava quasi tutto pronto per poter puntare forte su Dragusin, difensore rumeno che ora è al Genoa, e non su De Winter. Allegri in quel caso fu lui a scegliere e puntare più su De Winter che su Dragusin. Perché? Perché Dragusin è stato mandato in prestito con diritto di riscatto a favore del Genoa senza controriscatto, quindi la volontà della Juventus era monetizzare tramite Dragusin, e ci è riuscita. Con De Winter invece Allegri ha detto occhio, perché su questo ragazzo ci possiamo fortemente puntare. Ed infatti quest'anno torna per restare, dovrebbe essere al momento lui il giocatore giusto per poter andare a fare il... E mi viene da pensare che lui possa fare in questa Juve, che ad oggi dovrebbe giocare con la linea 3, quindi centrocampo a 5 e difesa a 3, lui dovrebbe fare il centrale, o meglio, uno dei tre difensori, braccetto di destra, ecco per intenderci. Difficile vederlo un po' più alto nella linea 5 a centrocampo, perché secondo me non è adatto. Potrebbe fare il terzino ma una linea 4. In questo momento, se rimane per fare il terzo come braccetto a 3 nella difesa a 3. Che poi in fase di non possesso, diciamoci la verità, si allarga a fare il terzino, magari a sinistra può scalare un altro, magari il cambiato di turno se dovesse rimanere, per intenderci. Però De Winter è un giocatore su cui Giuntoli crede molto. Cioè si parla di Juventus che punta forte su di lui, perché sia Giuntoli che Allegri ci vogliono puntare, ma soprattutto Giuntoli, perché prima l'arrivo di Giuntoli poteva essere la pedina di scambio utile, invece oggi no. E tra l'altro nella conferenza di presentazione lui ha parlato di De Winter come uno dei nuovi prospetti più interessanti. C'è anche Hussein, però secondo me quest'anno, se Juventus dovesse scegliere tra uno dei due, puntare su De Winter. Tra l'altro nome citato da Giuntoli come uno dei difensori della Juventus, mentre Hussein al momento non è stato neanche citato. Quindi secondo me in questo momento potrebbe anche partire con la tournée, ma non è un giocatore su cui si punterà per il prossimo anno. Tra l'altro Giuntoli ha parlato non di rinforzi ma di troppi giocatori in difesa, cioè ha fatto capire che uno tra Rugani e Alexandro dovrebbe anche partire, ecco, e questo sarebbe anche cosa buona e giusta. Tra i due io obiettivamente punterei sulla cessione di Alexandro, anche se obiettivamente è la più complicata, ma su De Winter ci si punta e mi farebbe piacere vederlo con più presenze l'anno prossimo alla Juventus. Voglio sapere che ne pensate voi, anche voi confermereste con i De Winter come giocatore che andrà a sostituire Bonucci? Parliamone qui sotto nei commenti.